acceso, però non devi metterlo lì, devi metterlo per Sì, ma terra se asciutto. accendi il microfono. Benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video unboxing di un pacco super pesante. E vabbè, l'avrete visto già dal titolo, è pesantissimo davvero. Ho ordinato dei nuovi fili per le mie creazioni e non vedo l'ora di aprirli perché so che cosa ho ordinato, però dal sito poi a quello che arriva i colori cambiano sempre un pochettino. Ho fatto un ordine abbastanza grande di fili perché avevo assolutamente quasi finito il nero, mi mancava veramente poco poco poco, perché le creazioni in nero sono quelle che sono piaciute di più, quindi adesso ho fatto scorta di nero, ve lo spoilero. Quindi c'è tanto nero qua dentro, però ci sono anche dei colori nuovi, dei restock di colori che mi sono piaciuti e che sono lì per finire, quindi per non fare mille ordini ho fatto un ordine grande in una botta unica. E spero di essere a posto per un po', spero. E niente, quindi direi di iniziare ad aprire il pacco, ma a routine, come al solito, vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto, mi raccomando, lasciate un like e commentate facendomi poi sapere qual è il colore che vi piace di più, almeno dal video. E niente, armata di forbici. Andiamo ad aprire il pacco. Me lo metto qui, di modo che... Allora, stacchiamo l'etichetta. Ok. Allora, cerchiamo di capire da che parte... Qua forse sì. Spero perché ha sempre tutte queste stelline bellissime, vedete, che mi piacciono un sacco e non voglio romperle. Però poi alla fine si rompono comunque. Però insomma, tagliamo così. Rimangono quante più stelline possibili attaccate alla scatola. Oh, devo dire che questo scotch di stelline è parecchio resistente. Ok. Hanno cambiato un po' di la carta. Hanno messo della carta così, molto carina. E anche qui, ah beh, giusto, non ve l'avevo scritto, è di Perless & Co. l'ordine, però probabilmente ve l'avrò messo. Visto che bella, l'altra volta era con le, cioè, con le stelline, però c'è questa Comunque non ho stellina. capito perché gli hai detto non l'avevo scritto. Cosa non lo Hai scrivo? detto non l'avevo scritto. Perché non so se poi lo scriverò sulla copertina, dipende da come metto la foto. Hanno messo un bel po' di questo pluriball che sai che io ne faccio scorta, Faremo un ragazzi, video un dove sacco, scoppiamo il pruriball. assolutamente no, un sacco di pluriball. Beh, io molto happy di tutto questo pluriball. Qua c'è l'ordine, ma non lo apro perché se no lo vedete. E qui allora, quando raggiungi delle soglie, puoi scegliere tra degli omaggi. Ogni omaggio è in base a quanto hai speso sul sito. E poi sono cumulabili perché puoi chiedere fino a 3 omaggi per ogni ordine. Qua mi capita giusto giusto come primo uno degli omaggi che ho scelto, che è questa mega borsona stupendissima. Guarda che bella! Molto molto capiente, anche molto larga. Posso mettere tutti i miei fili qui dentro. E c'è proprio scritto anche il nome del sito Perless & Co. sia da un lato che dall'altro. Secondo me è bellissima, è di stoffa, bella resistente. Bella capiente, ragazzi, guardate. Bella, bella capiente. Sono molto contenta, ti piace? Sì. Guarda che se i manici sono imbottiti, è bella, bella strong. Potrebbe diventare, no, la nuova borsa dei fili questa. Cosa dici? Tutti! Sì, quanti figli prendi su dopo? Allora, vedo già i fili, ma che belli! Allora. Spero di averli ordinati giusti, però mi sembra di sì. Allora, nero numero 1, nero numero 2, nero numero 3. Finora siamo a 3 neri. Poi, un altro nero, 4. Sei.
9 e 10, quindi dovrebbero essere finiti i neri. Ho preso 10 neri. Dopo controllo che le misure siano giuste, perché ho preso quelli piccolini e spero che siano arrivati quelli piccolini. Poi ho preso... Allora, questo colore qua io l'avevo preso come giallo, in videocamera sembra giallo, ma in realtà è arancione. E questa cosa non mi fa impazzire, perché a me serviva il giallo, che avevo quasi finito, e mi è arrivato l'arancione. Questa cosa non va bene, non va assolutamente bene, anche perché è l'unico che ho preso, e quindi no, non ci siamo assolutamente, non va bene questa cosa, porca miseria. E niente ragazzi, arancione. Speravo fosse giallo, io si sembrava giallo. Poi questo colore qui è un bordeaux scuro, che anche questo sul sito sembrava un altro colore, però questo è arrivato. Comunque vabbè, ce lo facciamo andare bene. Poi questo è un marrone un po' nocciolato, in videocamera sembra più chiaro. Vediamo se togliendo, ah, mi sembra che abbiano cambiato anche i sacchetti. Cosa ne pensi? No, va bene. Ah, perché i marroni li abbiamo selezionati insieme. Poi ho aggiunto un po' di colori, quindi Antonio non sa bene che cosa c'è. Tanti di un'ora a sceglierli, facciamo quelli. Cioè, ad esempio, questo lui non sapeva che c'era, ma io l'avevo aggiunto perché meno avevo male. Il giallo. Meno male, perché è arrivato sbagliato. È arrivato sbagliato. Poi rimanendo sui marroni c'è anche bello questo. Questo è bello, sì. Questo, ecco, in videocamera forse rende un ecco, po' di più, ma non mettilo vicino all'altro, così si vede. Facciamo tutti i marroni, sì, che abbiamo scelto, che uno era caffè, l'altro sì, era poi nocciola. Poi dopo alla fine abbiamo fatto una cernita, ma io qualcuno l'ho riaggiunto. Beh sì, si vede la differenza, però... No, ok, è giusto. Vabbè, si vede che vedo la cosa specchiata. Ok, questi sono due marroni. Poi... c'è un altro marrone, questo è quello scuro, non mi ricordo se avevamo preso il caffè macadamia, non mi ricordo, ecco, per farvi capire, perché così posso fare anche le sfumature, vedete che sono tre marroni diversi, ecco qua. Però il più bello è quello in mezzo. È il più bello, dice che è quello in mezzo, però secondo me questo è più adatto per quello che volevo fare, Tu ricordi quello che voglio fare? Sì, troppo okay. Sì. Ok, vabbè, lo potrei dire anche a loro. No, niente spoiler. Niente spoiler. No spoiler. Allora, però posso dire una cosa. Allora, se voi avete guardato tutti i video delle creazioni che ho fatto, c'è una creazione che ho fatto che mi piace un sacco, che Antonio odia. Però invece che usare il marrone, che mi serviva il marrone, ho usato il bianco perché il marrone non ce l'avevo. Quindi scrivete nei commenti secondo voi a quale creazione mi sto riferendo. E allora, questo è un altro marrone, ma qua ci sono un sacco di marroni. E ce ne sono anche due uguali. Chiari. Hai fatto perché? Tu l'ordine. Allora, questo è un marrone molto scuro. E vi faccio vedere con gli altri. Ecco. Questi sono tutti marroni. Adesso, questi due in video... No, si vede che sono un po' diversi. Comunque, come vedete, sono tutti diversi e si vede. Allora, non cadere. E allora un altro marrone, ma quanti marroni abbiamo preso? Ce n'erano di marrone, dopo tu hai aggiunto degli altri colori, poi, ma mi, hai detto, poi mi hai detto che ne hai aggiunti altri. Ne ho aggiunto uno, forse due di marroni, non riesco più a tenerli tutti in mano. Tieni. Io tengo quelli, questi qua sono quasi uguali. Aspetta. Anzi, sembrano uguali. Prova. No, sono diversi. In videocamera sì. Si vede. Appena questo appena. Qua è appena più chiaro di quello. È un po' più chiaro, sì, quello là. Appena. Sì, una cosa minima. Però direi che adesso per quel marrone sono a posto per un bel po'. E mi sa che anche questo dopo basta, eh. Ah no, ce ne sono altri. Un altro marrone. Vediamo. Speriamo che vadano. Questi due sono stra uguali però, cavolo. Questi due sono praticamente uguali. Sì, sono uguali. Vediamo. Aia! Mi è caduto sul piede!
C'è l'etichetta, allora questo è 469, ma sono uguali perché è lo stesso marrone. Ne hai prese due. No, 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 e quindi adesso dovrò controllare l'ordine, mannaggia. Mi hanno mandato i fili sbagliati, ah, hanno guardato male, allora anche questi qua me li hanno mandati uguali. 531. 531, cioè io non ho ordinato fili doppi, io solo il nero ho ordinato doppio. Doppio. Vabbè, Fagli ne apro rivedere. uno. Questo è un nocciolino, è un marrone nocciolino, ecco. Tra l'altro con del pelo, cavolo è. Vabbè, non iniziamo benissimo. Comunque. Altro ma c'è un altro marrone. Pala. Ok, questo è diverso, vediamo. Bello quello. Ti piace? Sì. È un po' più scuro di questo. Questo secondo me è tipo un occhio. Ah no, questo è cannella. Questo è cannella. Pala era cannella. Ok, questo me lo so ricordare. Questo l'ho ordinato. Questo me lo ricordo. Poi. Questo è un altro marrone, spero che sia l'ultimo, spero che non sia doppio. 259. 259. Provo a vedere se io ho un di 259, però no, penso di no. Questo è un altro marrone, diverso da questo, anche se sono tutti molto simili. Va bene, va bene, ottimo, evviva! Abbiamo finito con i marroni, penso di sì. Possiamo passare ai verdi. Allora, questo dovrebbe essere il verde abete, che mi piace un sacco, guarda che bello, bellissimo. Verde abete. Allora, questo mi piace veramente tantissimo, lo metto dentro se no non finiamo più il video. Poi ho preso anche questo verdone, tipo militare, oliva, guarda che carino anche questo. Ti piace? Ecco, questo per farvi capire la differenza. Sono molto molto belli. Mettiamoli qua. Poi, sempre verde. Allora, questo qua è un restock. Tu lo so, non lo sapevi che l'avrei preso. Questo qui è il verde smeraldo. È uno dei miei colori preferiti. Vi è piaciuto tanto anche a voi. E devo dire che cioè, almeno ho tre sfumature diverse di Sì. verde. Il verde smeraldo, questo è il mio preferito, però anche verde abete devo dire che non è niente male. Questo l'ho preso perché adesso andando incontro all'inverno qualche creazione di questo colore sicuramente verrà bene. Devo capire cosa e quale, però secondo me verrà bene. Poi l'ultimo verdino, anche questo è un restock perché è quasi finito, questo io lo chiamo verde acqua, Antonio lo chiama azzurro, ditemi voi se secondo voi è un verde acqua o un azzurro, però in videocamera il colore non rende. Allora, comunque, secondo me è della famiglia dei verdi, non degli azzurri. Non mi ricordo come si chiama. Il colore è un numero, quindi non ve lo so dire. Ecco, quindi questi sono i miei verdi. I miei verdi. Diciamo che sul verde hai azzeccato un po' di più che sul Sì. marrone. Molto bene. Qua ho altri due colori che sembrano uguali, quindi adesso controllo tra 9 No, sono diversi. e 8. No, sono diversi. Questi due qua, sì, si vede che sono diversi. Famiglia degli azzurri. Prova a mettere questo vicino agli azzurri. Vedi, Vabbè, è un verde acqua, in base a l'acqua è dove lo metti. azzurra. Allora, facciamo così, questo qua fa parte sia della famiglia dei verdi che degli azzurri. Ecco qua. Questo dovrebbe essere il baby blu, se non ricordo male. E l'ho preso perché ho preso il baby pink, spoiler. E quindi ho preso anche il baby blu. Ecco, questi sono i blu. Poi, vabbè, allora a questo punto, però, no, dai, vi faccio vedere questo che mi piace un sacco. Ad occhio una famiglia di azzurri, anche quella. Secondo me questo è un verdino. Oh, allora, come un È un verdino. verdino. È degli azzurri Ma anche no, è un questo. verdino questo, è un verdino mentino. Metti vicino gli azzurri. No, non so azzecca. Mettilo vicino al verde allora, scusa. Quello non è verde.
È un colore a sé, ragazzi, non ha un'identità verde, azzurro, non ha un'identità, è un colore. Ottimo. Poi direi di passare ai rosa. Allora, ho preso il baby pink che mi piace un sacco. Antonio non voleva che lo prendessi il rosa, però a me No. piaceva troppo. No, non si vede! Ecco, così forse dice la mia faccia, che io sembra gialla, invece lui è rosa. Con il baby pink e baby blu. Eccoli qui, baby pink e baby blu. Guardate come sono belli, mi piacciono un sacco, mi piacciono troppo. Allora, poi ho preso il rosa salmone. Vedi, tutta roba che hai scelto tu, senza dirlo a me. Mamma mia. Allora, questo l'ho preso, non lo so perché, adesso Non lo sì che sai sembrava perché. più bello. Sì, Te lo vicino al te rosa. lo giuro. Bastava uno di così. Al rosa! Dai, ci sta, un po' giallo, Schifo. un po' rosa. Dai, vedrai che ci farò qualcosa che ti piacerà. Sì, immagino. Finora la cosa che mi ha deluso di più è stato questo, che doveva essere un giallo e non un Beh, ma arancione. piuttosto di questo, meglio quello lì, scusa. Un po' più estivo almeno. Sì, ma andiamo incontro l'inverno. Io Vabbè, a me non è che serviva poi il li giallo butti per fare i via la girasoli. prossima. Io ho Per quasi finito il giallo. fare I cosa? girasoli. Tu non li devi più fare. No, li No, non faccio. li fai più. Ecco, qua Bene. c'è. Beh, ho trovato un altro marrone. 214. 214. No? No, provo a vedere se c'è un 200. Ah, sono filato No. dietro, no. Bene, almeno è diverso. Un altro marrone. No, dai, è diverso. Sembrerebbe diverso. Cosa dite? Sì, dai, Sì, è diverso. diverso. Bene, meno male. So più dove mettere i fili. Allora, poi, ecco, qua vedo un altro doppione. Ragazzi, io dopo devo controllare cosa è successo perché. Allora, è diverso, ma sono uguali. Cioè, what's happened? What's perché qua c'è. Cioè, no, vabbè, ragazzi, rosso e c'è un pezzo di blu. Vabbè. Allora, questi due sono rossi. Perché hai preso due rossi? Ma boh, io non avevo preso due rossi, cioè erano colori diversi. Questo è 677, questo è 233. Vabbè, io non so cosa Sì, ma tu hai dire. preso dei rossi però. L'hai Uno ne fatto. avevo, ne uno ne avevo preso, l'altro doveva essere un altro colore. Sì, non so cosa hai fatto tu. Tra l'altro Cosa? che quello lì è rosso. No, questo qui è Burgundi, questo qua si chiama Burgundi. Burgundi, lo apro, cioè ormai tanto l'ho aperto tutti. Burgundi. Vedi? Tra l'altro questo qua è bellissimo, cioè questo qua è bellissimo, Burgundi. Non puoi dire niente, è Era meglio bellissimo. due di quelli lì e uno di quelli. Eh Che sì. Allora, poi questo qua è un restock. questo è uguale. No, questo qua l'ho Ah no, riordinato. qui cos'è beige? Questo qua l'ho riordinato volutamente. No, è diverso, è Eh più no, per chiaro. fargli vedere che è diverso. È più chiaro. Questo qua ce l'avevo Quello lì è già. bello. Anche questo quasi finito, quindi ho deciso di riordinarlo perché anche a voi. Allora, ovviamente i colori che mi sono piaciuti di più sono stati il giallo perché ho fatto i fiorellini, ho fatto le margherite, i girasoli così, mi sono piaciuti tantissimo e quindi quasi finito il giallo. E questo mi è piaciuto un sacco, sia sulle creazioni semplici dell'ingabbiamento dei cabochon, sia sulle gabbiette con le pietre burattate. Vabbè, dopo il nero al Sì, primo il nero al primo posto, posto, infatti avete visto che ne ho presi un sacco con perché distacco. sì, ne ho presi 10 ragazzi perché altrimenti, cioè, ogni volta devo riordinare, fare gli ordini perché mi manca il nero e quindi ho detto, vabbè, ne prendo tanti di nero e prendo un po' di varietà degli altri colori. Poi siamo arrivati qui, che cos'è questo? Non è nero, non mi sembra nero. No? Però può essere un colore interessante, mi sembra bello. Ah, Bello. allora, Apri un nero. non so. Allora, vabbè, c'è il numero, quindi sul sito poi lo scoprirò. Ero indecisa se prendere il blu notte o il grigio topo scuro. Forse questo è il grigio topo scuro. Secondo me non è chiamato grigio topo comunque. Sarà un altro grigio. Comunque sì, si Sì, vede la è il grigio differenza e scuro. secondo me è bello.
Sì, è un bel colore, preso per caso, ma è venuto bene. E niente, passiamo all'ultimo filo che ho tenuto per ultimo volutamente. Allora, stiamo andando incontro al Natale. Come facevo a non prendere l'oro argentato, che è bellissimo, mi piace un sacco, guarda che bello. Ma qualche dubbio, No, non gli però vediamo. piace. Allora, questo è oro e argento. Ho preso oro e argento insieme perché solo oro, solo argento costavano un botto. E quindi ho detto, visto che non so se poi piace, eccetera, ho detto provo a prendere questo qua che costava un po' di meno. Se poi l'altro vi piace, cioè se poi vi piace, magari l'anno prossimo azzarderò sia prendendo quello tutto oro, sia prendendo quello tutto argento, che costano il doppio di questo. Ma magari anche tra 2 anni. Cioè, Dici che qua mi quanti durano così fili? tanto? Quanti metri di filo sono questi qua? Quanto Tanti, è un sui 300 metri mi pare. 300 metri? Sì, mi pare. Sono 100 grammi comunque. Sono 100 grammi di filo questo. Se srotoliamo arriviamo fino a voi, dovunque voi siate. In qualsiasi parte del mondo. E poi dopo qua c'è un'altra cosa che è l'omaggio che l'altro omaggio che mi hanno fatto, gli altri omaggi che mi hanno fatto prendere, che allora queste sono arrivate, sono mignonne, queste sono arrivate proprio a scatola chiusa, allora sono perline naturali, secondo me amazzoniche. Vabbè, allora mi hanno mandato delle borchie, queste qua sono termoadesive, cioè praticamente tu le appoggi dove le devi appoggiare, poi ci passi sopra il ferro da stiro e si appiccicano. E invece queste qua sono perenne naturali, sì, ma sono veramente piccole, non so se riuscirò a farci qualcosa. Secondo me no, avranno anche il foro. Allora, secondo me amazzonite. Sono belle fredde. Il foro è piccolissimo, non ci passa il filo lì. Allora, non le potrò usare, quindi le terrò così di bellezza, mi piacciono un sacco. Le chiudi il braccialetto. E niente ragazzi, questo era l'ordine. Fatemi sapere qual è il colore che vi è piaciuto di più. Basta, omaggi. C'è Finito. La tutta quella roba borsa, lì. Hai la borsa. Però no, fatto bene. sono piccole, piccole, piccole. E niente, per questo video è tutto. Come vi dicevo, fatemi sapere qual è l'omaggio che vi è piaciuto di più in assoluto. Fatemi sapere qual è il colore che vi è piaciuto di più in assoluto. Ma dov'è finita la borsa? Ah, è qua. Vi ricordo la borsa, my favorite. E niente, per questo video è tutto. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Lasciate un like, lasciate un commento, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!